Amici del Trentino delle Meraviglie, benvenuti ad una nuova puntata. Splende il sole su di noi, siamo a Pinzolo. Gianni, ci avete preparato una giornata incredibile. Ma noi normalmente lavoriamo così, se ti servono delle nuvolette per un problema televisivo facciamo anche questo, quindi sei la benvenuta. Novità dell'inverno 2022-2023, ce ne sono tante, ma sicuramente possiamo partire da, appunto, da questo nuovo ruolo. Sei il direttore della Ski Area. Com'è stato il cambiamento? Penso che sia molto bello anche per te, dopo tanti anni, passare alla parte operativa, giusto? No, sono molto orgoglioso di essere qua, evidentemente, quindi sono in qualche maniera ritornato a casa. A me ogni tanto piace ricordarlo, ma la vita è fatta un po' di numeri. Io nel 2000 ho iniziato a lavorare sull'area Pinzolo-Campiglio col discorso piano regolatore, nel 2020 col collegamento Pinzolo-Campiglio e 2020 mi ritrovo qua, quindi in qualche maniera ogni 10 anni succede qualcosa e quindi un po' un ritorno a casa, sono contento. Devo dire che tra l'altro ti sei scelto un ufficio niente male. Sì, ho scelto un ufficio niente male. Soprattutto vedendo il panorama. Ma è facile, dai, ho bravi collaboratori, un bel ambiente, quindi... come fa, è impossibile lamentarsi. Parliamo anche un po' di novità, proiettiamoci verso il futuro. Sono davvero tante le novità che contraddistingueranno l'area acquascistica. Sì, diciamo che è un po' un percorso, è un paio di anni che la società ha iniziato ad avere una serie di attenzioni, no, all'ambiente, alla cultura e anche, come dire, a un corretto posizionamento portando avanti degli investimenti. Io dico tutta la parte dell'innevamento della Toulotte, il bacino di innevamento che è un po' la nostra polizza sulla vita, se mi consenti il termine. Che poi andremo tra l'altro anche a visitare proprio. Bene. Per un dietro alle quinte dello sci che fantastico. È imprescindibile. Bene, e poi chiaramente l'ultimo, perché sarà quello che forse darà dopo il collegamento Pinzolo-Campiglio, quindi entrare nella grande ski area con Folgari da Marileva e Campiglio, ma il collegamento e quindi la sostituzione dell'impianto che da Prerodont porta al DOS. Un impianto tra l'altro davvero innovativo. Sì, è innovativo nel senso che va a sposare una serie di iniziative, quindi questa attenzione verso il paesaggio, questo è il nostro ambiente, qua siamo al DOS forse sulla parte sommitale, quindi vedete insomma come il Brenta in qualche maniera domina, no? Anche sulle nostre persone, e quindi abbiamo deciso di fare un qualcosa di fuori standard e avere tutte le stazioni ipogee. Cosa significa? Tutto sottoterra, quindi tutta la parte di movimento, elettromeccanica e quant'altro l'abbiamo mantenuta, diciamo così, in maniera nascosta, in maniera tale che quando l'utente, quando arriva nella parte sommitale, esce e si trova davanti, io dico un po', quello che è il nostro asset naturale e quello che vendiamo, no? Quindi si vive di emozioni e il Brent è la nostra emozione. Una grandissima emozione, devo dire che è sempre un colpo al cuore, quando si arriva qui, in questo momento appunto con la seggiovia, ma poi anche in futuro col nuovo impianto, io ho sempre un momento in cui mi manca il fiato, da tanto è bello il panorama. Vedremo anche più avanti, durante la puntata, diverse novità, ma direi di fare anche un po' il punto sulla stagione sciistica, perché io oggi sono rimasta sorpresa, siamo in un giorno infrasettimanale, tra l'altro a gennaio comunque sono sempre le settimane un po' più di dove c'è un po' più di calma, invece un sacco di gente. C'è un sacco di gente, di questo ne siamo chiaramente contenti, vuol dire che lavoriamo bene, il prodotto che abbiamo è sicuramente di valore e chiaramente c'è tanta voglia di sci, di stare all'aperto, di divertirsi, perché poi alla fine, io dico, gli impianti a fune, le piste, sono tutte attività che portano a viversi delle esperienze e quindi lo sci per definizione è un'esperienza e quindi siamo contenti. La stagione è partita bene, sta andando bene. Quindi per il momento non possiamo lamentarci. Un'esperienza che raccontate anche attraverso i social e un'esperienza che appunto mira sempre a migliorare di più appunto la permanenza dello sciatore in questa area. Area appunto che è collegata anche a Campiglio, certo, e a Folgari da Marileva, e questo è un altro punto in più, no? Sì, quindi l'attività di sinergia ormai penso che in tutti i contesti della vita sta dando grandi risultati. Il collegamento, come dicevo prima, con Pinzolo e Madonna del Campiglio in qualche maniera ha cambiato un po' tutti gli equilibri e il riposizionamento effettivo di Pinzolo, quindi il fatto di partire anche, come dicevo prima, con l'investimento che andremo a fare un po' innovativo come porta d'ingresso nella grande ski area, è evidente che questo aiuta e dà entusiasmo e volontà a tutti di provare a lavorare al meglio delle proprie possibilità.
E questo è anche un Prenzorio che davvero, magari anche per le persone che lo conoscono di meno, offre un sacco di opportunità, no? Vedremo poi dopo anche con i maestri di sci, ma davvero tante piste di diverso livello per tutti e soprattutto questa incredibile cornice proprio dalla Presanella al Carealto, alle Dolomiti di Brenta, cioè sembra di essere in un sogno quando si scia qui. Diciamo così, la cornice è sempre la stessa, abbiamo due vettori, la parte un po' più glamour, passatemi la cosa, o più della visuale, della parte più così di emozionale, e la parte più gravity, noi la definiamo così, che è tutta la parte legata alle piste un po' più impegnative, a partire dalla nostra pista principe che è la Toulotte, fino ad arrivare alle Ciocche, la Brenta, quindi lì serve un po' più di come dire, grinta nell'affrontare un po' la discesa. Queste sono piste un po' più facili che danno modo a qualsiasi tipo di utente di godersi un po' l'ambiente che ci sta attorno. Insomma. Eccoci arrivati in quota, siamo al DOS del Sabion, alle nostre spalle le meravigliose Dolomiti di Brenta e io sono in compagnia di un maestro d'eccezione. Matteo, dove mi porti oggi? Ciao Silvia, oggi ti porto a fare un giro per la nostra schiarea che ha 30 km di piste, varia tra piste azzurre, campetti scuola dove facciamo i nostri corsi, piste rosse di media, grande difficoltà e dopo ti farò vedere naturalmente anche le nere con la nostra Toulotte che è la pista nera adrenalinica d'eccezione. Davvero una chicca, amo sempre farla, anche perché secondo me non è sufficientemente conosciuta, quindi poi faremo direi più di un giro lì. Parliamo ora della scuola italiana di sci di Pinzolo e quanti siete e soprattutto che servizi offrite? Siamo una scuola di sci e di snowboard, abbiamo 50 maestri, puntiamo tanto sui giovani, tant'è che diciamo il 60% è sotto i 35 anni. Questo per rendere la scuola molto dinamica, attuale, sempre facendo comunque riferimento all'esperienza dei maestri che invece fanno questo lavoro da più anni. Offriamo diverse tipologie di corsi collettivi, questo per riuscire a garantire un servizio ottimale al cliente che può adattarsi a quelli che sono i nostri servizi, sempre dedicando le attenzioni che necessita il cliente. Offriamo dalle lezioni private a giornate full day dove il maestro diventa un accompagnatore, quindi un nesso tra il cliente e quello che è l'ambiente montano che ci circonda. Infatti secondo me è proprio questo il valore aggiunto di avere un maestro che possa spiegare oltre che alla tecnica anche proprio il panorama che ci circonda, giusto? Viviamo al cospetto delle Dolomiti di Brenta, un patrimonio dell'UNESCO e quindi è giusto valorizzare il territorio che ci circonda e sempre con rispetto dovuto alla montagna e agli ambienti montani che ci circondano. E poi c'è tutta la parte dedicata ai principianti, bambini ma non solo, perché sono sempre più adulti quelli che vogliono approcciarsi e imparare a sciare, giusto? Il nostro collettivo adulti va fortissimo e come ho detto prima abbiamo i nostri campi scuola dove si muovono i primi passi sulla neve accompagnati dai nostri maestri. Partiamo dai bambini di 3 anni fino agli adulti inoltrati, di conseguenza abbiamo un approccio allo sci dedicato e finalizzato a dare una preparazione completa per diventare grandi sciatori. Come dicevi prima, scuola di sci e snowboard che sta, come dire, riscoprendo un nuovo appeal, no? Lo snowboard sta andando alla grande, abbiamo proprio dietro di noi lo snowpark che sta diventando ogni anno più grande, più attrezzato e i nostri maestri fanno comunque dei corsi collettivi partendo anche da principianti fino agli snowboarder più esperti che vogliono dilettarsi nel freeride e nella tecnica del freestyle appunto nello snowpark. Adesso in compagnia di Daniele passiamo alla parte gastronomica, sta venendo un leggero languorino a me ma a tutti quelli che appunto stanno sciando e tre rifugi e dove davvero si possono gustare le prelibatezze trentine ma non solo, vero? Certo. I tre rifugi Sdò del Sabion sono gestiti tutti e tre da una stessa società, però tutti e tre hanno anche delle loro particolarità. Sono proprio tre strutture completamente diverse, ce n'è una qua a Prarodonte,
un po' più grande, un po' con un servizio anche di self-service che permette di fare anche dei grossi numeri. C'è la parte in cima, il rifugio in cima a 2100 metri, Dode Sabion, dove il panorama invita ancora di più ad assaggiare e ad andare al ristorante, ad assaggiare i prodotti locali. E poi c'è la Maiga Ciocca, che è il terzo rifugio più piccolino sulle piste da sci vicino alla pista Toulotte. Noi infatti saliremo proprio in cima al Dos del Sabion. Io mando sempre benissimo lassù, dacci qualche indizio su cosa potremmo scegliere. Per scelta e per impostazione cerchiamo di valorizzare molto anche i prodotti locali, e al Dos del Sabion cerchiamo di offrire una cucina sia nella parte del ristorante che anche nella parte self-service che abbia un occhio ai nostri prodotti, per cui la polenta, per cui la farina gialla di Storo, la carne di razza rendena e i prodotti, i formaggi, i salumi della nostra valle, che hanno una parte molto importante e che sono lavorati in maniera anche un po' particolare per fare sia un'offerta gourmet che anche un'offerta che possa servire un po' tutta la gente anche che dobbiamo servire, che vogliamo servire. Quello secondo me è un posto, parlo della saletta anche con il panorama incredibile, che davvero invita a coccolarsi, no? Quindi dopo una bella sciata fermarsi lì e magari appunto assaggiare anche un buon vino, davvero è un servizio di livello. È proprio così, nel senso che il panorama ti invita molto dopo una sciata a fermarti e anche a fare quello che, insomma, anche per me fa parte un po' della giornata sciistica, che è quello di fermarsi e di mangiare e bere bene. Cerchiamo proprio di valorizzare questi prodotti, di fare dei piatti classici ma anche delle cose un po' particolari. Gli chef sono ormai storici nei nostri rifugi, per cui sanno un po' quali sono i piatti che la gente preferisce e cercano un po' di accontentare, e il tutto cerchiamo di abbinare anche a quelli che sono appunto l'offerta vini del Trentino, per cui grande volontà di valorizzare il Trento DOC, perché è uno dei prodotti che si abbina molto anche ai nostri piatti. E proprio il Dos del Sabion sarà protagonista delle novità dell'anno prossimo. Esatto, il Dos del Sabion subirà una importante valorizzazione, importanti lavori di ristrutturazione, e anche nell'impostazione cercheremo proprio di spingere moltissimo sulla parte gastronomica. Cercheremo un po' di differenziare quello che è l'offerta, per cui qui a Parrodont sempre di più legati alla parte, diciamo, self-service e quantità, e il Dos del Sabion cercando di fare un lavoro molto spinto in qualità e molto di lavorazione del ragionamento che proprio facevamo prima, per cui la cucina avrà un peso ancora maggiore, la cucina e la valorizzazione del territorio. Stiamo cercando di coinvolgere delle aziende anche trentine che ci permetteranno proprio di insieme di fare un'offerta che valorizzi molto il prodotto nostro e locale, ma comunque in un'ottica di qualità superiore. Ho visto prima il rendering, davvero un progetto bellissimo. Quando sarà pronto? Allora, i lavori in concomitanza con i lavori delle funivie partiranno in primavera. Credo che l'idea di partire veramente il primo di aprile, tempo permettendo, perché tutto dovrà essere pronto per la prossima stagione invernale, diciamo Natale, sperando di poter aprire qualche giorno prima, perché ci permetterà di, insomma, preparare poi le vacanze in un modo migliore. E allora appuntamento lassù, direi che l'anno prossimo vengo a vedere se avete fatto i lavori per bene. Esatto, credo che ci vedremo lassù in cima a Natale del 2023. Per un brindisi insieme? Per un brindisi insieme con Trento DOC. Chiudiamo la puntata in compagnia di Maurizio, responsabile innevamento, piste e gatti delle nevi. Alle nostre spalle il bacino, che sicuramente è molto importante per garantire sempre un ottimo innevamento, giusto? Sì, per noi è stato fondamentale negli ultimi anni, soprattutto questo inverno dove le precipitazioni sono state scarse, le temperature anche non ci hanno aiutato, e però ci ha permesso in 3 giorni di aprire tutta la schiaria e dare piste perfette ai nostri clienti. L'inizio di stagione è stato un po' complicato, ma oggi la neve devo dire che è proprio eccezionale. Sì, si è arrivata nelle giornate d'inverno, proprio con l'inverno bello dove è freddo, la neve crocca sotto gli sci, ci piace, e le condizioni penso che siano quelle ideali, no? Esatto. So che con te lavora uno staff bello agguerrito e bello pronto. È molto importante, no, avere del personale dedicato che è anche appassionato e sa puntare agli ottimi risultati che sono necessari, giusto? Sì, negli ultimi anni abbiamo trovato ragazzi, perché li chiamiamo ragazzi, che ci aiutano sia sulle piste, sui battipista, snowpark, innevamento, che è una squadra affiatatissima. Difatti è bello lavorare, è bello essere qui, avere le piste, è bello sentire la gente contenta del prodotto che riusciamo a offrirgli tutti i giorni, tutte le mattine. E comunque era da un po' di tempo che non venivo qui e mi sono ricordata immediatamente quanto è bella questa schiaria anche dal punto di vista della varietà delle piste, no? Davvero possibilità per tutti i gusti, dalle più semplici alle più impegnative, Toulotte, che è il vostro fiore all'occhiello.
Sì, abbiamo cercato proprio in questi anni di lavorare sulla diversità delle piste, perché c'è un'area dove ci concentriamo più sulle famiglie, sui bambini, poi c'è una zona un po' più race dove cerchiamo di fare gli allenamenti e poi sì, c'è la Toulotte che diventa un po' il fiore all'occhiello, è la pista di richiamo per i turisti che magari scendono da Campiglio, Fogar da Marileva, hanno questo dislivello immenso, la pista che comunque bella impegnativa, uno va al rifugio bello contento, soddisfatto. Assolutamente sì, oggi ne abbiamo fatta una tirando con Matteo, devo dire che anche questo cambio di pendenza che non ti aspetti è sempre, come dire, un po' un sussulto e una scarica di adrenalina notevole. Non dimentichiamo nemmeno lo snowpark. Sì, in questi anni abbiamo collaborato con dei ragazzi che ci danno una mano, hanno creato proprio uno snowpark non difficilissimo, ma proprio che si sposa con la nostra clientela. Va bene per, diciamo, non i bravissimi, però per quelli che vogliono imparare, vogliono progredire, ci sono delle strutture di cui siamo veramente contenti. Grazie mille Maurizio, e porta anche complimenti a tutti i tuoi collaboratori, perché so che questo è un risultato di gruppo, vero? Sì, 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 la squadra è ottima, è bello lavorare, come ho detto prima, ma dallo snowpark, allenamento, i gatti, è proprio un bel ambiente, fortunatamente. E allora a me non resta che rinnovarvi l'invito di venire qui e provare sci ai piedi, la bellezza di queste piste e di questo posto. Io tornerò sicuramente, perché oggi ho solamente avuto un assaggio, un'oretta mi hanno lasciato andare in giro con Matteo, e quindi ci vediamo presto, sicuramente anche in estate e sicuramente, anzi soprattutto il prossimo inverno, per vedere tutte le novità. Noi ci vediamo la settimana prossima, mi raccomando non mancate.